monito perentorio della regione ai sindaci su raccolta differenziata o spedizione all'estero. Obbedite o decadrete dalla carica. In Sicilia vi sono tanti comuni virtuosi che praticano la raccolta differenziata oltre il 60, se non il 70%. Tuttavia ve ne sono altrettanti che invece sono sotto il 30 e tra essi vi sono città metropolitane come Palermo. Ciò incide negativamente sulla media regionale. Ecco perché il primo dirigente all'assessorato regionale rifiuti, Salvo Cocina, in accordo con il presidente della regione, Nello Musumeci, ha spedito una lettera a tutti i sindaci dei comuni con percentuale di differenziata sotto il 30%. O entro il 31 luglio firmate accordi con le quattro società che hanno partecipato al bando per il trasferimento dei rifiuti fuori Sicilia, oppure decadi dalla carica tu, sindaco, e anche la tua giunta. E il monito apparentemente perentorio è rivolto anche al sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. Secondo la regione, la causa scatenante la perdurante emergenza rifiuti è l'enorme quantità di indifferenziato che in Sicilia ancora si conferisce in discarica. Ecco perché ancora Salvo Cocina, nella stessa lettera ai sindaci, scrive: dal prossimo 1 ottobre ogni comune non potrà portare nelle discariche più del 70% dei rifiuti prodotti giornalmente. E dunque, non essendo la matematica una opinione, il restante 30% è da differenziare e quindi i comuni che non raggiungono almeno il 30% entro il 31 luglio pagano le società abilitate e inviano i propri rifiuti fuori dalla regione. Esempio, se un comune pratica il 15% di differenziata, l'altro 15% lo spedisce all'estero e il 70% lo trasporta in discarica. Attualmente, se tutto ciò già fosse concretizzato, il comune di Palermo invierebbe fuori Sicilia entro ottobre il 15% dei rifiuti prodotti ogni giorno e Catania il 21%. E se i sindaci ostilmente non si adeguano e non firmano i contratti per la spedizione all'estero? A tale ipotesi, verosimilmente non tanto remota, la regione ha già preparato la controbattuta e nella stessa lettera di Cocina si legge: la mancata trasmissione del contratto o del provvedimento costituisce grave violazione e comporta l'avvio dell'intervento sostitutivo nei confronti dei comuni e l'attivazione delle procedure di decadenza degli organi comunali. Tradotto, già ad agosto parecchi sindaci e compagni in giunta potrebbero essere rimossi. Questo è l'ultimo dei problemi. Quello che è chiaro è che inizia adesso un